Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, rassegna al centro della quale c'è ancora la opaca, oscura vicenda del dossieraggio ai danni di una serie di personalità. E diciamolo chiaramente, se ieri dal punto di vista politico è stata la giornata in cui la sinistra politica ha cercato di buttarla sulla libertà di stampa e quindi il solito format, la solidarietà ai colleghi, il giornalismo d'inchiesta, Sandro Ruotolo, Lusigrai, insomma, il carro di Thespi si è mosso. La giornata di questa mattina vede, e non è meno spiacevole, la sinistra editoriale tentare di fischiettare, di ridimensionare la questione, di, diciamo così, applicare una specie di sordina al caso, poco spazio e soprattutto, diciamo, la questione viene defocalizzata, viene spostata rispetto al suo reale centro, che è quello di una centrale di spionaggio che era stata allestita, a questo punto pare non con 800, ma con migliaia di accessi abusivi alle banche dati dell'antiriciclaggio, dell'antimafia e tributarie e con un meccanismo, diciamo, questo è l'aspetto ancora più inquietante, di dossieraggio on demand. Già ieri Libero vi aveva detto che bisogna concentrarsi sui mandanti, sulla testa, non sulla coda della questione. Oggi il concetto viene, diciamo, alcuni hanno letto Libero, lo intuiamo da alcune interviste, però di esponenti soprattutto di Fratelli d'Italia, ma l'atteggiamento di molti altri quotidiani è, come vedremo, un atteggiamento volto a distrarre l'attenzione. Va bene, vedremo tutto questo e la rassegna avrà una specie di monopolio di questo tema. Comunque, l'apertura di Libero: spiavano per sabotare il governo. Sarebbero migliaia gli accessi illegali alle banche dati della finanza concentrati nei giorni della formazione dell'esecutivo. Bufera sull'antimafia, gli ex procuratori passati alla politica. Così l'apertura di Libero. Andiamo a vedere il giornale. Sistema PM Giornali, ora è allarme dossier. Il Tempo, che ora è diretto da Tommaso Cerno, per così dire romanizza la questione, cioè va a vedere quali sono le personalità della politica romana che furono a suo tempo oggetto di intrusioni. Da Rampelli a Michetti, la corsa al Campidoglio entra nell'inchiesta di Perugia. Mister Wolf e il dossier capitale, così il titolo del Tempo. Mentre La Verità fa un'altra ipotesi che non fa diminuire la preoccupazione. Pista shock, il dossier anti-Crosetto partito dai cronisti di De Benedetti. Bomba sulla vicenda di politici e VIP attenzionati. Il documento sul ministro della difesa presentato dal finanziere indagato per giustificare le spiate è contenuto in un file creato da un giornalista di Domani. Così il pezzo di Giacomo Amadori che, diciamo così, alimenta la sensazione di un rapporto strettissimo tra il cosiddetto pool di inchiestisti di Domani e il finanziere Striano. Però anche qui stiamo sempre su una coda. Il tema è la coda da indagare, è spiacevolissimo. Il tema è la testa. Corriere della Sera, sotto la testata, politici spiati, dossier, l'ira del centrodestra e i procuratori chiedono di essere sentiti. Chi sono i procuratori? Il nuovo procuratore nazionale antimafia Melillo e il procuratore di Perugia Cantone, che si sono detti disponibili a essere ascoltati in ogni sede, incluso il Copasir. Titolo principale: Così ho colpito il drone. Il Corriere della Sera sente il comandante della nave Duilio che ha deciso e ha fatto bene di abbattere un drone che pochi secondi dopo avrebbe colpito la nostra nave. Domani, diceva, dopo la difesa, la rivendicazione di ieri, il problemino, diciamo, sta solo nel taglio basso della prima e raccontato in termini di fredda cronaca. Fuga di notizie, Cantone va all'antimafia. Mentre il primo piano è con la faccia del ministro Pichetto, commissari, presidenti e condannati, le mani del governo sui parchi. Quindi oggi il problema di domani non è
il rapporto col finanziere e diciamo le ricerchine abusive a gentile richiesta. No, il problema è Pichetto e le nomine dei presidenti dei parchi. Molto bene. Qual è il problema di Palermo? Il traffico, diceva Johnny Stecchino. Fatto Quotidiano, anche qui ieri un pezzo del Fatto Quotidiano diceva i cronisti di domani hanno fatto il loro dovere, e quindi anche qui il problema non c'è, c'è solo un richiamino in prima. Controlli sui politici, Cantone e Melillo a CSM Copasir, quindi normali audizioni. Invece, titolo principale, conflitto di interessi, Salvini vuole affossare la legge Conte. L'asse dei due Matteo, la Lega vuole bocciarla, Fratelli d'Italia e Forza Italia soltanto modificarla. L'altro Matteo dovrebbe essere Renzi, che è una delle ossessioni del fatto, si capisce bene il ruolo, però i due Matteo. Il Fatto Quotidiano. Quotidiano Nazionale, il caso dossier scuote la magistratura e vedremo che poi c'è un commento, per carità, anche condivisibile, di Gabriele Canè, che pone la questione della privacy, però qui il problema non sono le leggi sulla privacy, qui il problema è un meccanismo di dossieraggio a quanto pare molto oliato. La Stampa intervista a Tajani, l'Italia guiderà gli aiuti a Gaza e infine Repubblica, Meloni allarme Abruzzo e anche qui cerca, cerca, cerca. Allora Ezio Mauro sui manganelli. Gianni Riotta su Biden, anatra zoppa, intervista fondamentale al 98enne generale Iucci che svela i misteri del caso Moro, guerra agli Houthi, tregua a Gaza, Augias dalla parte di Segre, la schermitrice abusata, Chiara Ferragni, e dove sta lo scandalo dei dossier? Eccolo qua, c'è su un catenaccio. Lo scandalo dei dossier si allarga, intervengono Copasir e Antimafia. Quindi avete capito già dai titoli qual è il gioco, diciamo, attenuare, attutire, marginalizzare la questione. Provate a fare un gioco, chiudete gli occhi, immaginate se a essere spiati fossero stati i leader del centrosinistra, se un quotidiano, diciamo, terminale poi della pubblicazione sputtanante fosse stato un quotidiano di destra e se tutto questo fosse avvenuto all'interno di una istituzione giudiziaria, Procura Nazionale Antimafia, guidata da personaggi poi transitati sui banchi del centrodestra. No, peraltro, a parte l'attuale Melillo, gli ultimi tre sono transitati nei banchi del centrosinistra. Grasso è. Sapete, divenne anche presidente del Senato, fu scelto da Bersani, poi si spostò ulteriormente a sinistra. Cafiero De Raho è attualmente parlamentare grillino e prima di lui c'era stato Franco Roberti che era diventato europarlamentare del Partito Democratico. Raffica di segnalazioni da Libero. Allora, editoriale e pezzo d'apertura di chi vi parla che focalizza le questioni. Primo, qui. Tra i politici spiati sono tutti o di centrodestra o comunque nemici conclamati della sinistra come Renzi. Secondo, questo picco di accessi abusivi è avvenuto a cavallo della formazione del governo Meloni, quindi con un chiaro tentativo di sabotare il governo, di azzopparlo, di sicurarlo, insomma, di fargli male appena nato. Terzo, tutto questo è avvenuto nel cuore della Procura Nazionale Antimafia, dove era incardinato il finanziere che ha fatto gli accessi abusivi. Quarto, è avvenuto con il metodo della pesca a strascico. Cosa abbiamo sul signor X? Acchiappiamo tutto e poi vediamo se c'è un reato, gli facciamo un mazzo così, altrimenti lo sputtaniamo. Questa è la. Peraltro, con migliaia di accessi e non sono usciti migliaia di articoli, quindi c'è anche da capire quanto materiale sia stato messo nei cassetti. Queste le questioni iniziali. Paolo Ferrari, e siamo a pagina 2 di Libero, su tutto il racconto della giornata, i due procuratori che chiedono di essere ascoltati, Pietro De Leo sulle reazioni da destra, gli esponenti di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, Fabio Rubini proprio sul caso dei tre predecessori di Melillo transitati in politica. Andrea Valle a pagina 5 sulla sinistra che minimizza e addirittura il leggendario Ruotolo che dice: ma no, ma sono state pubblicate notizie vere, che problema c'è?
Questioni elettorali, pagina 6, Castro, sul precedente del Molise, perché nel 2011, a seguito di elezioni con un margine anche più ampio rispetto a quello che ora si va assottigliando in Sardegna, il riconteggio ci fu e effettivamente invalidò l'elezione. Quindi c'è, diciamo, un precedente molisano che inquieta la Todde e la sinistra in Sardegna. Sandito su ennesimi scontri innescati da centri sociali a Milano con botte alla polizia. Benedetta Vitetta, siamo già nella pagina dei commenti su tutte le responsabilità europee, in questo caso nel sabotaggio dell'operazione Lufthansa ITA. Tommaso Lorenzini su, diciamo, l'ultima follia ambientalista, ci vogliono 20 gradi per star bene sulla Terra, però il problema è che sono 15 allo stato attuale come media, che si fa? Non ce lo dico. Reportage imperdibile, già il senso lo capite da alcune foto, Villar Perosa nella fase, diciamo, triumphans degli Agnelli, e quindi un posto meraviglioso, eccetera, e invece la Villar Perosa di oggi, con tutta la parte Agnelli ridotta a una specie di cantiere anche abbastanza abbandonato. Alessandro Dall'Orto è andato a raccontare questa Villar Perosa ormai paese fantasma. Senaldi da leggere perché Libero è l'unico giornale che ha una chiave opposta su Israele e Gaza rispetto a quello che trovate altrove, cioè gli altri ancora vi raccontano è Israele che non vuole la tregua, Senaldi vi dice beh sì, però attenzione. Israele ha chiesto a Hamas la lista degli ostaggi per sapere quanti siano vivi e quelli si stanno rifiutando. Quindi voi capite che anche, diciamo, l'oggetto dello scambio rischia di essere mancante. Salvatore Dama sulla performance televisiva Piagnens o Frignans, insomma, in lacrime della Ferragni da Fazio che la santifica, la scherma e la canonizza immediatamente. Daniele Priori sull'altra performance televisiva di ieri, non è stata ieri una grande giornata, da questo punto di vista. Barbara D'Urso che va dall'Avenir e se la prende con Mediaset, eccetera, anche una questione di stile, vuoi andare alla Rai, ci mancherebbe in bocca al lupo, però non è che devi necessariamente sputare dove, eccetera, eccetera. Alessandro Dall'Orto su Chico Forti e Giovanni Sallusti in termini di commento su quelli che si lamentano, l'altro ieri c'era stato orribile. Marco Rizzo che dice: Ah, ma chissà cosa ha concesso la Meloni a Biden in termini di autonomia nazionale per ottenere la liberazione di Chico Forti. Ma Rizzo è stato superato in volata da Paolo Berizzi, l'acchiappafascisti di Repubblica, che dice: Anziché commemorare Matteotti, si preoccupano di Chico Forti. Va bene, così. Berizzi's Logic. Claudio Osmetti su scosse sotto il Vesuvio, quindi tutta la zona Pozzuoli, Campi Flegrei e tutte le preoccupazioni del caso. Oara Borselli sente Gianfranco e Luca Vissani. Va bene, e queste e molte altre le cose che trovate oggi sul Libero, che non lo dico solo per patriottismo di testata, è il giornale che dal primo giorno ieri e a maggior ragione oggi, secondo giorno, mette a fuoco in tutta la sua gravità la questione del dossieraggio, dicendo: Guarda, che non è solo una questione di giornalisti forse presi col sorcio in bocca, qui è una questione più grossa perché stiamo parlando, ripeto, di migliaia di accessi, cioè, insomma, ve l'ho detto ad abbondanza. Andiamo a vedere come presentano le cose gli altri giornali. Allora, il giornale che ieri aveva dato spazio, ma insomma, minore drammaticità, oggi ha una copertura pregevole con Fazio e Malpica e, diciamo, sale di tono nell'aggravamento del giudizio rispetto a ieri con l'editoriale di Sallusti. E se fossimo davanti a una nuova P2, questa immagine è stata evocata ieri da Gasparri in un comunicato e oggi Gasparri la ribadisce in un'intervista al Tempo, ma la evoca anche Sallusti. Lo schema ricorda molto quello della famigerata P2, la loggia segreta e deviata della massoneria che con le sue triangolazioni occulte, magistratura, politica e giornalismo tentò negli anni 70 di condizionare a suo favore il corso della democrazia. È troppo chiedere quali meriti politici o professionali
Roberti e Cafiero de Raho hanno accumulato per passare direttamente dalla toga alla poltrona di onorevole? È una domanda senza malizia che, siccome nessuno dei colleghi dallo scoop facile ha mai posto, ci permettiamo di avanzare noi, certi che la risposta sarà convincente e documentata. Perché certamente l'opinione pubblica ha il diritto di conoscere notizie vere, ma anche la verità su perché quelle e non altre vengano pubblicate. E se per caso le sacre fonti del giornalista non stiano usando la stampa per obiettivi che con la verità e la democrazia hanno davvero poco a che fare, così Sallusti. La verità, vi ho detto, in prima e poi a pagina 3, a firma di Amadori, formula l'ipotesi che anche l'atto, diciamo, contro Crosetto, i famosi accertamenti, eccetera, siano stati, diciamo così, opera di un cronista di domani, di uno dei tre cronisti di domani, in particolare di Vergine, così la verità. Andiamo a vedere l'operazione attenuazione. No, Corriere della Sera, bisogna andare alle pagine 8 e 9, tutto è molto descrittivo, ci sono due intervistine a Giorgio Palù, che virologo, che dice: "Boh, io non ho niente da nascondere", il capogruppo di Fratelli d'Italia Foti, che ci fa piacere. Lo fa anche Donzelli sulla stampa, Foti lo fa sul Corriere della Sera, pone la domanda che ieri poneva il commento di Libero, cioè: "Vabbè, ma i mandanti chi sono?" È a questo che bisogna risalire. Curioso, francamente, a pagina 9 del Corriere, il pezzo di Ilaria Sacchettoni, il ritratto sul finanziere Striano, scrupoloso e incapace di dire no, le ore al PC di Striano. Ah, quindi, diciamo, ora uno che fa 800 accessi abusivi, anziché chiedergli: "Scusa, ma chi te l'ha chiesto, chi te l'ha ordinato, in cambio di quale utilità, perché lo facevi", eccetera, diciamo, è scrupoloso ed era incapace di dire no. Quindi, se uno lo chiamava e dice: "Scusa, fammi una ricerca abusiva, illegale", sì, aspetti che adesso c'ho da fare prima la ricerca abusiva precedente, poi si mette in coda e faccio la sua. Quindi, scrupoloso e incapace di dire no. Va bene, Corriere della Sera, pagina fantastica. Voi capite perché poi no. Non è una cosa seria. Domani è il quotidiano che è nell'occhio del ciclone, che ieri si era difeso dicendo no, la libertà di stampa, eccetera, oggi punta sulla strategia dello struzzo, testa sotto la sabbia. In prima e poi a pagina 2, pezzo di Giulia Merlo puramente descrittivo della giornata, di pura cronaca. Cantone riferirà all'antimafia, il PD difende Domani, ma insomma, invece, chi è il cattivo della situazione? È Pichetto per le nomine sui parchi, sparato in prima pagina e poi tutta pagina 3, il prato verde del governo, le mani della destra sui parchi. E quindi, vabbè, insomma, il problema è la nomina del parco del Circeo. Va bene, molto bene. Quindi il problema italiano del giorno è questo. Anche il Fatto Quotidiano usa lo stesso metodo. Sì, c'è un pezzo, ma di pura cronaca della giornata, pagina 3, politici e VIP controllati, Melillo e Cantone, CSM, Copasir ci chiamino. Quindi il lettore del Fatto dice: "Vabbè, che problema c'è? I due procuratori sono disponibili a essere ascoltati, tutto a posto, nessun problema." E invece qual è il problema della giornata? Conflitto di interessi. Salvini vuole affossare la legge Conte, così la legge trama, la Lega trama per silurare la legge Conte. Quindi, va bene, spostiamo l'attenzione. Sulla stampa, che oggi vince la speciale classifica dell'affossamento della questione, bisogna arrivare a pagina 13 e pezzo di pura cronaca con foto diversive, perché si mette di mezzo Gabriele Gravina, presidente della Federazione Calcio, poi i procuratori Melillo e Cantone, per altro verso il magistrato Laudati. E poi le reazioni politiche, pezzo di Antonio Brevetti, la Lega, un attacco alla democrazia, il centro-sinistra teme il bavaglio ai PM. Che vuol dire questa frase? No, aspetta che te la rileggo. Il centro-sinistra teme il bavaglio ai PM. Chi è che sta imbavagliando i PM? Quindi, sul Corriere della Sera c'è il finanziere scrupoloso che non sa dire no. Se gli chiedi un accesso abusivo, come fa a dirti di no? Sarebbe sgarbato. Sulla stampa c'è il centro-sinistra che teme il bavaglio ai PM. Corriere
con rispetto parlando, fa un pochino sorridere anche il commento del quotidiano nazionale. L'autore è autorevolissimo e dice cose tutte sacrosante, però sembra un poco defocalizzato. Gabriele Gané, una cosa è certa, mai la privacy è stata tanto violata, disattesa, sbeffeggiata da quando il mondo vigila su di lei. Da quando firmiamo migliaia di carte per garantirla e garantirci sotto gli occhi di una telecamera di sorveglianza e con una cella telefonica che segnala la nostra posizione. Se ci mettiamo anche lo spionaggio illegale, forse è il momento di attivare qualche filtro in più. E per carità, che siamo tutti ridotti alla condizione spiacevole di un pesce rosso nella bolla, esposto allo sguardo di tutti, ok, però qui il problema non sono le leggi sulla privacy, qui il problema è la patente commissione di un crimine, di una serie di reati. E andiamo a Repubblica, vediamo come affossa anche lei la questione. Allora, a onore del vero, nella foliazione la cosa è più visibile perché siamo alle pagine 4 e 5. Ritratto di Laudati e gli inciampi nella sua carriera, Foschini e Tonacci con un elemento in più di preoccupazione, cioè il rischio che una serie di file siano stati cancellati da Striano prima di essere stato perquisito, quindi diciamo quello che il Corriere ci descrive come scrupoloso, qui Repubblica dice guarda che forse è stato scrupoloso nel distruggere le prove. Poi intervistona all'ex vicepresidente del CSM Vietti, che però pure lui tira la palla in tribuna perché dice, vabbè, qui è il sistema che è poroso, che è esposto a questo tipo di penetrazioni. Nessuno mette in dubbio il principio sacro della libertà di stampa, i giornalisti devono fare il loro lavoro liberamente. Secondo me resta un problema se qualcuno istiga un pubblico ufficiale a commettere un reato, ma il punto della questione è un altro. Da quello che si legge sembra che un agente di polizia giudiziaria abbia fatto un uso improprio delle prerogative che aveva per ragioni di servizio, l'accesso a banche dati sensibili violando la legge e la privacy di personaggi più o meno noti e perfino dei loro familiari. Su questo, su un sistema che ha concesso un abuso del genere per tanto tempo senza che nessuno se ne accorgesse, credo sia importante interrogarsi. Però anche qui la cosa sembra che ci sia un mariuolo, un singolo che accede e dice: ma com'è possibile che un sistema non abbia controllato? No, qui il problema è un altro, è se qualcuno ha commissionato e chi e perché, ma scusa, ma che è una coincidenza che avvenga questa massa enorme di controlli solo da una parte, solo su alcuni soggetti e con un picco durante la formazione del governo? Ma c'è stata a piappa il culo a dire che c'è un problema di privacy o un problema di controlli ulteriori da fare, ma veramente il tentativo ci sembra quello. Oggi veramente di nascondere, di attenuare l'editoriale di Mauro è, diciamo, fermo al giro precedente, i manganelli, la destra, vabbè, le solite cose. Sull'Abruzzo, perché ormai domenica si vota, De Angelis sulla stampa firma un commento in cui registra tutta la preoccupazione di Meloni e del medesimo tenore è la costruzione delle pagine 2 e 3 di Repubblica. Ora è ansia da Abruzzo, Meloni torna in Italia e corre da Marsiglia. Così, è Repubblica. Esteri. Allora, il Corriere della Sera valorizza la questione dell'attacco Houthi e fa una cosa indubbiamente utile, che è andare a intervistare il capitano della nave Duilio, che si chiama Andrea Coandamatteo, che racconta la decisione di abbattere il drone, che alcuni hanno descritto come una cosa eccessiva, eccetera, ma invece in realtà pochi secondi ancora e sarebbe stata colpita la nave italiana. Su Israele, abbiamo detto, Libero vi dà una chiave, e cioè guarda che è Hamas che si rifiuta di dare l'elenco degli ostaggi vivi e quindi probabilmente c'è un problema. Però la costruzione di molti giornali è di tenore diverso ed è tutta focalizzata sulle divisioni politiche in Israele e la polemica tra Gantz, ministro della difesa e probabilmente aspirante premier, e Netanyahu. Capezzone, che ci vuoi dire? Vuoi negare che ci sia un problema per Netanyahu? No, la carriera di Netanyahu è finita, c'è solo da capire quando sarà finita. Ma guarda che quando anche ci fosse un nuovo governo israeliano,
questo certamente nascerebbe mettendo fuori Netanyahu, ma non sarebbe certo più morbido nei confronti di Hamas. Quindi da questo punto di vista il gioco di alcuni quotidiani non convince. Sulla stampa Tajani tiene a far sapere che l'Italia coordinerà gli aiuti a Gaza e diciamo, non è che siano super convincenti le risposte di Tajani sul coinvolgimento di tutte le agenzie ONU, inclusa la famigerata UNRWA, quella che ha avuto i dipendenti coinvolti nell'attacco, quella che aveva il centro di Hamas, il centro logistico di Hamas sotto la sede, eccetera. L'idea, dice Tajani, sentito da Alessandro Barbera, è quella di un tavolo per la pace, anche per riprendere appena possibile le attività di cooperazione sospese, rafforzando i controlli per contrastare la possibilità che i fondi italiani vengano utilizzati a fini terroristici. Rafforziamo i controlli. Mentre, anche questo ci sembra abbastanza pretestuoso, cioè ieri Salvini ha fatto un tweet per felicitarsi per un altro successo di Trump in una delle scadenze delle primarie. E come la mette Repubblica, no, chiedo scusa, come la mette Ilario Lombardo sulla stampa, aspetta che lo recuperiamo, la sfida di Salvini sul sostegno a Trump che mette in crisi la nuova Meloni. Quindi qui la cosa è dire Meloni è schiacciatissima su Biden e invece Salvini su Trump. Ma che discorso è? Se Meloni parla con Biden perché è l'attuale presidente americano, qualcuno pensa che se invece in futuro il presidente fosse Trump, Meloni continuerebbe a dire no, io sono amica dei democratici? Che, ci sembra anche questa una polemica inconsistente. E l'ultima cosa da segnalare è due paginoni di Repubblica, per carità, grande rispetto per l'intervistatore Gianluca Di Feo e per l'intervistato che è il generale Roberto Iucci, che ci fa sapere l'intervistatore ha compiuto 98 anni e mantiene una memoria di ferro. E diciamo con un leggero ritardo, il generale Iucci dice ma io ero stato messo da Cossiga a capo di una struttura che poteva intervenire nel caso in cui ci fosse stata la liberazione di Moro e sono stato mandato in Toscana per addestrare degli altri soldati, eccetera, ma in questo modo sono stato tenuto lontano da Roma, invece se fossi sta signora mia se c'ero io, eccetera. Ecco, due pagine per dire signora mia se c'ero io, e invece qualcuno, i piduisti che circondavano Cossiga, eccetera, mi vollero allontanare da Roma. Iucci, 98 anni, è il 4 marzo 2024 su Repubblica. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, ma non dimenticate di passare in edicola, prendere Libero, oppure liberocotidiano.it, oppure scaricate l'app di Libero e da lì trovate le edizioni e la possibilità di abbonarvi. Buonissima giornata.